in questa immagine abbiamo una scarpa con un tacco che si potrebbe anche togliere. E quindi quale sarebbe l'utilità? Che la scarpa diventa più bassa? Anche se a me sinceramente quel tacco che vediamo lì sembra un pennarello. Quindi immaginatevi questa bella situazione in ufficio. Ok, perfetto, la stiamo assumendo, quindi metta una firma qui. Ah, ok, grazie. Mi scusi, ma che sta facendo? Mi vuole buttare la scarpa addosso? No, c'ho la penna qua sotto, però se vuoi te la lancio lo stesso. Oh, ma sei scemo! No, 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 no! Salve carissimi, io sono Nicradogna. Oggi andremo a vedere delle invenzioni create per le donne, per le ragazze, per le femminucce. Ma prima di iniziare andiamo a salutare Pietro Castiglioni, Frank360 e Tommaso Drigo, che hanno scritto tre commenti divertenti sotto l'ultimo video. Quindi se vuoi essere salutato nel prossimo, ti basta scrivere un commento simpatico qui sotto. E vi ricordo che è uscito il mio libro, Il più figo degli sfigati. Potete trovarlo in tutte le librerie e anche in tutti gli store online come Amazon. Link in descrizione. Ok, iniziamo a vedere invenzioni per ragazze di cui non riesco a trovare l'utilità. Ma che è sta cosa? Che cos'è quello? Il casco dei Power Ranger? Quella rosa. Sì, è quel tulipano. Vabbè, vabbè, vabbè. Sicuramente questa invenzione è stata creata prima del lockdown, quindi a ciò serve. Praticamente questo strumento si riscalda e si mette in faccia in modo tale da avere una sauna sul tuo viso. E per puro caso, credetemi, mentre stavo guardando questa immagine ho visto una pubblicità di Cristiano Ronaldo, e vediamola insieme perché è stato pagato per sponsorizzare questo oggetto strano. Ok, sta con una palla, va bene, lo sappiamo che sai palleggiare. Sta scritta cos'è, scemo chi legge? Ma che è, il boccino di Harry Potter? E a che serve? Facial fitness? No, 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 no. Non ci voglio credere. Penso che sti tizi me li sognerò stanotte, eh. Praticamente questo oggetto davvero buffo serve per sviluppare i muscoli facciali. E quindi tu passeresti le giornate a fare così? Ragazzi, siamo sinceri. Ma c'è io sta cosa? Oh, prossima immagine, va. In questa immagine invece abbiamo la stessa cosa dell'immagine precedente, suppongo. Mentre qui abbiamo una maschera. E quindi le persone tipo in Giappone o le ragazze che si sentono brutte escono con questa maschera in giro. Quindi praticamente se hai quella maschera, questa mascherina non serve. Questa cosa è davvero inquietante, perché comunque tu non riesci a vedere il vero volto di una persona. Cara mia, se tu ti metti sta maschera vuol dire che sei proprio una cessa. Servirebbe anche a me allora. Ma tu non sei un cesso, Nick. Vabbè, non esageriamo, dai, troppi complimenti. Al massimo sono un bidet. Spero vivamente che questa immagine sia fake, perché abbiamo un metodo per lavare l'intimo mentre sei in giro. Praticamente ti attacca agli stinchi questi due cosi in cui vai a mettere la biancheria sporca. Probabilmente qui abbiamo delle mutandine, dei calzini, eccetera eccetera. Hanno dei sistemi dietro con dell'acqua, quindi quando cammini è un po' come se facessi la lavatrice umana. E vale la pena secondo te? Immagino la reazione di una persona che incontra una ragazza con sti cosi alle gambe, magari al primo appuntamento. Salve, piacere di conoscere. Io sono Nicradogna, quello del libro. Dove ti piacerebbe andare? In pizzeria? Al cinema? Al teatro? Voglio solo camminare. Ah, ok, ok. Ma vuoi camminare perché ti piace fare attività fisica? No, perché devo lavare le mutande, vedi? Devo andare un attimo che ho la macchina in tripla fila. Ciao! Per dinci bacco, secondo me questa è la soluzione che avete trovato voi donne per essere come noi uomini. Eh sì, lo so. Sappiamo benissimo che il vostro sogno è fare la pipì in piedi come noi. Anche se ormai, devo essere sincero, molti maschietti si siedono pure perché devono stare al cellulare. Questo è un altro discorso. Ma è stato creato questo imbuto che permette alle ragazze di fare la pipì in piedi. Sinceramente, a primo acchitto, se vedessi una ragazza fare pipì così, rimarrei di stucco. E probabilmente avrei gli incubi perché avrei le idee confuse. Avete capito perché?
Abbiamo qui uno strumento che serve a dare una bella forma al vostro naso, perché gli asiatici hanno una grande necessità di assomigliare a noi occidentali. È l'assoluta verità, ho visto numerosi articoli e servizi di persone asiatiche che cercano di fare operazioni chirurgiche, utilizzare questi strumenti, e questo è uno strumento di questi che vi aiuterà ad avere una forma del naso più bella. No, questo è bellissimo, questo è bellissimo, lo voglio. No raga, lo devo comprare. Sono praticamente dei LED che si mettono sulle sopracciglia, e quindi voi la notte andrete in giro così. Immaginatevi sta tizia in discoteca con gli occhi che si illuminano. Ma le discoteche stanno chiuse. E vabbè, allora a casa tua balli così. Complimenti carissima, hai occhio per queste cose. Che figata, voglio anch'io questa ciabatta. E non intendo né quella della corrente né quella di pane, ma questa. Ed è una ciabatta probabilmente che si utilizza in bagno, che vi lava i piedi, ve li spazzola per bene. Uno spazzolino per i piedi. Ok, secondo me questa è davvero davvero utile. Però sinceramente io so che molti, ma molti di voi hanno tanta sensibilità sotto al piede e quindi soffrono di solletico. Sono sicuro che solo mettere il piede lì dentro ci verrebbe un solletico assurdo. Però almeno i piedi ve li lavate. Ehi carissimo, sai qual è la pianta che puzza di più? No, non lo so. La pianta dei piedi. Vabbè, usa sta ciabatta allora. E qui invece abbiamo la stessa cosa, però per il collo. E che cosa fa? Vi toglie le rughe? Vi fa alzare di più la testa? Vi fa essere più dritti? Spero che non sia come quegli anelli che mettono le donne africane, che gli permettono di avere il collo come quello delle giraffe. Cioè, guardate, delle donne così, con un collo lunghissimo, che cosa fanno? Sembrano quei pupazzi che tu gli muovi la testa e cominciano a ballare così. E chi sei, Travis Scott? Sinceramente è meglio un'invenzione come questa che permette alle ragazze in reggiseno di mettere l'iPhone. Sì carissima, ok, va bene, bella invenzione, però non ti permettere di andare a correre con quel coso là, perché se no l'iPhone poi puzza di ascelle. Mi viene da vomitare solo ad immaginare la puzza. E poi la mela lì presente diventa marcia. La prima, la seconda o la terza? No, la marcia dell'esercito. Un, due, un, due, un, due. Oh, finalmente un passeggino innovativo. Ma quanto è scomodo portare il passeggino e andare a 2 km/h. Spero solo di non prendere una buca, un marciapiede in pieno, perché poi altrimenti il bambino se ne vola e arriva praticamente in Polonia. Su bambino! Sei arrivato in Polonia? Beh, già che stai, mandami una cartolina, oh! Questa è un'altra invenzione per le ragazze, in questo caso ragazze asiatiche, che permette di avere delle labbra più carnose. Però, ad essere sincero, questo gadget mi sembra abbastanza ridicolo. E sembra che quella ragazza stia facendo... Ma che ti ridi, oh! Qui invece, come invenzione per donne, ma in realtà lo possono utilizzare anche i maschi, perché... carità, abbiamo una cyclette che alimenta una lavatrice. Quindi voi state sulla cyclette, fate attività fisica e azionate contemporaneamente anche la lavatrice che laverà e pulirà i vostri vestiti. Questa invenzione è veramente bella. E la bestia. Come ultima invenzione per le ragazze invece, abbiamo questi canini finti che permetteranno a queste ragazze belle di sembrare delle gattine o dei vampiri. E ora vi confesso una cosa. Avete presente che io realizzai questo video con i 10 gadget di Wish che servono per pulire i denti? Bene, per realizzare quel video io acquistai anche questi canini. Solo che mi sono arrivati dopo che io realizzai quel video. Ed ecco i nostri dentini. Solo che secondo me bisogna avere dei denti adatti per poterli indossare. Volete che ci provi? Vabbun, mo ci proviamo. Ok, uno qua, l'altro qua. Ok, eccoli, vedete? I canini si staccano, ragazzi. Bene, anche stavolta abbiamo regalato soldi a Wish. 3, 2, 1.
Bene carissimi, il video di oggi termina qui. Come sempre vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, commentate qui sotto con un commento simpatico per essere salutati nel prossimo video. Se vi va, acquistate il mio libro tramite il link in descrizione o lo trovate anche in libreria, perché sorteggerò uno di voi che passerà una giornata con me. Detto questo, noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao carissimi!